Un lungo fine settimana di musica è quello che attende la città di Nocera Inferiore, le cui strade e piazze si trasformeranno in arene dove ascoltare musica di ogni genere. Si comincia venerdì 14 con la terza edizione di Nocera Città della Musica, con diversi concerti di gruppi che si terranno per l'intera serata. Quest'anno lo riproponiamo, quindi alla terza edizione, sempre stata una versione di grande successo, una manifestazione dove vede tanti gruppi live suonare per il centro cittadino, che chiaramente è chiuso completamente al traffico, e quindi dalle ore 20 venerdì 14 settembre, sperando che il tempo ci aiuti, insomma, ci sarà una Nocera della Musica in un lungo weekend di musica, direi, visto che c'è anche la manifestazione di Casa Sanremo. È vero che Sanremo è Sanremo, ma a Nocera ci proveremo anche con Nocera Città della Musica a fare un pienone. Sabato e domenica invece toccherà a Casa Sanremo, che farà tappa in città per offrire a diversi giovani cantanti la possibilità di esibirsi e partecipare alla gara. I più bravi andranno a febbraio e canteranno in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana. Il tour che abbiamo messo in piedi quest'anno, che toccherà anche Nocera Inferiore, ha questa finalità: mettere in campo una struttura che dia delle possibilità nei territori ai ragazzi di essere ascoltati, di essere messi in vetrina e di portarli poi in quella settimana ad avere un'esperienza che è davvero preziosa, un'esperienza di confronto e di crescita con quelli che sono i veri addetti ai lavori, di poterli incontrare, parlare e soprattutto proporsi. Casa Sanremo dà l'opportunità a tanti giovani emergenti del nostro territorio, ma non solo, di poter alimentare il sogno di entrare nel mondo della musica. Il 15 e il 16 settembre a Nocera Inferiore ci sarà il track di Casa Sanremo, dove ci saranno appunto le audizioni che porteranno poi alla scelta di un centinaio di ragazzi da tutta Italia che parteciperanno durante la settimana del festival appunto al contest di Casa Sanremo lì. Non solo parteciperanno i giovani nocerini, ma abbiamo avuto riscontro anche da parte di giovani calabresi che il 15 e il 16 saliranno qui a Nocera per venire a fare queste audizioni. Un momento in cui la nostra città si metterà in vetrina e avremo l'opportunità di farla conoscere anche da giovani che non vivono il nostro territorio.